Questo programma è offerto da di 1-1. Cosa è successo? Nel corso del primo tempo il Cesena era passato in vantaggio grazie al rigore trasformato da Putic per un tiramento di Giraudo ad opera di Scappi, nell'occasione poi espulso. Il Rimini, nonostante l'uomo in meno, è pervenuto al pareggio 11 minuti più tardi grazie al prodotto del vivaio biancorosso Scott Arlotti. L'1-1 per quanto riguarda i primi 45 minuti prospettava ad inizio ripresa un Cesena che voleva fortemente i tre punti. Così non è stato, infatti non si è sentita per niente la superiorità numerica, anzi è stato il Rimini a rischiare di portare a casa l'intera posta in paio, rendendosi pericoloso prima con Gerardi e poi con un colpo di testa di Ventola. 1-1 il finale, potremmo dire in sintesi, il Rimini ci ha messo oltre l'ostacolo anche il cuore, guadagnando un punto preziosissimo per la classifica. Il Cesena un passo indietro, non riuscendo neppure a sfruttare la superiorità numerica, sicuramente Modesto avrà qualcosa da ridire in settimana ai propri giocatori. Grazie ancora a Daniele Emanuelli. Si è giocata la 10ª giornata e siamo già a meno 2 dall'11ª giornata del campionato di Serie C Girone B, perché mercoledì si giocherà il turno infrasettimanale, ma ieri è stata giornata di derby con il Rimini che è riuscito a pareggiare dopo essere passato in svantaggio contro il Cesena e ha rischiato addirittura nella ripresa, come dicevo nel commento copertina, di vincerlo questo derby. Un derby che non si giocava addirittura dalla stagione 2002-2003, mi ricordavano poi alcuni tifosi che ci furono successivamente anche i playoff giocati al Neri, playoff dove il Rimini non ebbe assolutamente fortuna. Prima di iniziare vado a presentare chi mi affiancherà nella conduzione, do la buona serata nuovamente a Silvia Pedini. Buonasera a tutti, ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori, avremo tante cose da dire, anche novità dell'ultimo minuto. Bravissima, dal tuo sospiro infatti già dici molto, brava. Allora andiamo a presentare gli ospiti di questa serata, li troviamo l'opinionista allenatore Massimo Zanini. Ciao, buonasera a tutti. Li troviamo invece un amico giovane, fresco di Sport Up, l'opinionista Stefano Ferrario. Ciao, buonasera a tutti. Ricordiamo, passato in Serie A tra Lecce e Parma con orgoglio, lo diciamo sempre. E poi, vicino a lui, lo ritroviamo a distanza di un mese. Non so se viene qui solamente perché ama Rimini veramente o perché ama mangiare, però il direttore di Emilia Romagna Sport, Mirko Mariotti. Ciao. Buonasera a tutti, smentisco categoricamente quello che ha detto il buon Manuelli. Ritroviamo con felicità e passione, anche dopo il derby di ieri, abbiamo sentito subito Emanuele appunto dopo la partita, l'opinionista Emanuele Pironi. Ciao. Buonasera a tutti e ben ritrovati. Carico come non mai. Allora andiamo a vedere subito i risultati e classifiche, così facciamo subito il primo giro di opinioni per commentare questo derby finito per 1-1, cara Silvia. Serie C, girone B. Le dico memoria perché vabbè, tanto vabbè. Carpi Almafano 2-0, Imolese Feralpi Salò 0-1, Vicenza Reggio Audace 1-0, Modena-Fermana si sta giocando 0-0 per sì. Il momento, se non sbaglio. Ravenna-Arzignano 1-2, Rimini-Cesena 1-1, San Benedettese-Virtus-Vecchio-Verona 1-2, non l'avrei mai detto, su Tirol-Gubbio 3-0, Triestina-Padova 2-0, Vispesero-Piacenza-Calcio 1-0. Tutte le settimane dei risultati un po' particolari. Sì, questo sì, hai ragione Silvia. Adesso Stefano ci mostra anche la classifica sì. Che si fa interessante allora, per il Padova, se così sì, vogliamo dire. Al primo posto sempre il Padova 22, però c'è un po' di malcontento a Padova. Il Vicenza 21, il Carpi 20, Reggio Audace 19, Sud Tirol 19, San Benedettese 18, Piacenza Calcio 17, Virtus Vecchio Verona 16, Feralpi Salò 15, Ravenna 13, Triestina 13, Vispesaro Cesena 11,
Modena e Almafano 10, Rimini e Fermana 8, e ci sarà proprio lo scontro domenica prossima, Arzignano 8, Gubbio 6, Imolese 5. Preparati che mercoledì andiamo a Reggio Emilia perché c'è Reggiana per l'appunto, Rimini. Facciamo i complimenti anche a Mauro Antonioli perché è appunto salito sulla panchina della Fermana, era un possibile diciamo nome che si era pensato l'estate scorsa per approdare in quel di Rimini come trainer, poi la trattativa è sfumata. Allora, ti faccio rilassare un attimo perché sì, poi andiamo a vedere anche quello che è uscito in queste ore serali, le prime ore serali per quanto riguarda la notizia inerente al Rimini. Mandiamo in onda il punto di un collega di Eleven Sport, Davide Maino, che ci illustra un po' la domenica a livello di risultati giocata. Che domenica è stata a livello di risultati quella di ieri? A1 Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Il decimo turno del girone B conferma la crisi della capolista a Padova, che esce sconfitta dal Nereo Rocco di Trieste con la prima sulla panchina giuliana di Carmine Gautieri, con la triestina che vince per 2-0 grazie ai gol di Gomez e Gatto. Negli anticipi del sabato non sono mancate le sorprese, con la Virtus Verona che ha spugnato il Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto grazie ai gol di Danieli Adogu. A nulla è servito il gol rosso-blu di Volpicelli, con la Samb che ha terminato la partita in 10 uomini. Vince la prima partita di campionato anche l'Arzignano, che sbanca il terreno della Ravenna, che era reduce da due vittorie consecutive con triestina e Padova. I gol vicentini portano la firma di Bonalum e Kais, con l'1-1 momentaneo giallorosso firmato da Purro. Dunque prima vittoria stagionale per la formazione vicentina. Vince bene anche il Suttirol, che regola con un sonoro 3-0 il Gubbio grazie ai gol di Mazzocchi, la doppietta di Casiraghi, quinta vittoria nelle ultime 6 partite per la formazione biancorossa. Gubbio che rimane l'unica squadra del girone B ancora secco di vittorie. Bene anche il Vicenza, che si avvicina alla Padova, ora a meno 1 la formazione biancorossa, 1-0 nella partita elementi contro la Reggio Audace, gol vittoria messo a segno da Bruscagine, con la Reggiana che ha terminato in 10 uomini per l'espulsione di Carbò. Vicenza che è l'unica squadra in battuta per quanto riguarda il girone B. Benissimo anche il Carpi, che incappa nella terza vittoria consecutiva, vittima di giornata il Fano con il 2-0 finale con le reti biancorosse firmate da Biasci e poi il raddoppio su calcio di rigore di Jelenic. È il terzo posto ora il Carpi con il Fano, che ha terminato la gara in 10 uomini, peraltro in 10 dal mezz'ora del primo tempo per l'espulsione di Sabatino. Vince anche la Vispesaro, che batte il Piacenza e torna dunque alla vittoria. Decisivo il rigore di Voltan, stesso risultato ma in trasferta per la Ferrapisolò, che espugna il terreno dell'Imolese, gol vittoria di Ceccarelli a 10 minuti al termine su calcio di rigore, seconda vittoria consecutiva dei gardesani che rientrano dunque in zona playoff. Termina 1-1 il super derby del Neri di Rimini, con Cesena e Rimini che impattano. Erano passati avanti i bianconeri con il rigore di Butic. Il pareggio riminese porta la firma di Scott Arlotti, con il Rimini che ha giocato per oltre un'ora in 10 uomini per l'espulsione ai danni di Scappi. Il posticipo di domani sarà invece quello tra Modena e Fermana, con la Fermana sulla quale debutterà in panchina Antonioli, che ha preso il posto di destro. Attenzione anche alla posizione del tecnico emiliano Zinonelli, che in caso di risultato negativo potrebbe saltare. E attenzione perché poi si ritornerà in campo mercoledì per il turno infrasettimanale, nel quale spiccherà il derby emiliano tra Modena e Carpi. Allora, questa è la notizia di questa sera. Rimini Calcio, 3.000 euro di multa al club, 1.500 al DS Danielli, inibito fino a fine novembre. E qui bisogna chiarire meglio alcune situazioni, perché sì, a noi ci risulta che Danielli... che non ha insultato, ma solo invitato ad andare nello spogliatoio, perché stava solo chiedendo spiegazioni in quanto si è inserita anche il guardalinee. Comunque si è parlato, non insultato, non sono volate parole né schiaffoni.
Poi però si sa come vanno queste cose. Ma ieri erano inclini. Penso che si farà ricorso. Spero, perché anche i 3.000 euro inflitti alla curva sono vergognosi. Sì, si è sentita male una persona, esatto, alla fine dell'intervallo. C'era una persona svenuta in mezzo alla tribuna. Sì, un attacco di epilessia. Nessuno si muoveva per andare a soccorrerlo. Quindi la gente si agitava per attirare l'attenzione. Esatto, quindi infatti dovrebbero guardarle queste cose invece di preoccuparsi, no? Diciamo che loro quest'anno rispetto a un tempo sono ritornati a dare i contributi alle squadre, diciamo ogni 2-3 mesi, e quindi qualcosa, quando ci sono dei soldi da recuperare, devono prendere. Sì, però se ci sono delle motivazioni valide, brava, sono d'accordo, ma se tu brava. Dai una multa, un'inibizione, perché uno dice qualcosa o fa un gesto così, allora se veramente uno arriva uno schiaffone, cioè non ho capito, c'è il metro di giudizio. Dipende sempre anche dal referto, è ovvio che il giudice sportivo si basa sul referto, poi dopo ricorso, dopo da lì, poi dopo valuteranno. Comunque non so se vi può consolare, parziale multa per quanto riguarda il Cesena, 800 euro perché i propri sostenitori in campo avevano lanciato sul terreno di gioco alcune bottiglie in plastica di pieno di liquido. Io posso dire che questa di partite di Rimini ne ho viste, te Emanuele ne ha viste ancora di più di me, ho visto l'anno scorso Fumogeni, io ieri mi è sembrato, mi sono anche... Ieri ci sono stati 10 minuti di tensione perché non arrivavano i soccorsi. Mi sembra che la curva, appunto, a parte questa cosa, che poi era perché una persona stava male, non abbia fatto, non ho sentito botti, non ho vista, non capisco. No, dopo sembra che ti spingano anche, cioè una volta che... Ma ti spiego perché l'anno scorso non ci hanno capito mai niente, perché hanno iscritto tutte le squadre che non dovevano essere iscritte, quindi le multe non l'hanno mai fatte. Quest'anno che devono recuperare tutti i soldi... No, multe l'anno scorso ne hanno fatte, vero? Con i Rimini, con l'altro... Con i Rimini ce l'hanno proprio. Sì, però allora parliamoci chiaro, poi la finisco qui. C'è un derby, Rimini Cesena, che è un derby così. Cioè, cosa si aspettano? Che stiano tutti a sedere, che non facciano un coro o che non si muovano? Cioè, posso capire, ripeto, per altre cose, ma ieri non mi è sembrato da nessuna parte delle due tifoserie che ci siano state. Tra l'altro il momento peggiore dell'agitazione in curva è stato quando i medici, i paramedici, muovendosi da sotto la centrale, camminavano perché probabilmente non avevano capito la gravità della situazione. Esatto. La persona stava male. Quindi quando qualcuno sta male, che sia in curva, che sia in centrale, che sia nei distinti, ecco, si corre. Un'altra quindi cosa, lì c'è stata la gente invece, che si è agitata. Oltre a tutta quella polizia, facciamo arrivare anche più persone che possano soccorrere, visto che è pieno di poliziotti, aereo, sembrava l'Apocalypse Now, no? Poi però sta male una persona. In curva c'è da ringraziare alla polizia, perché sono loro che hanno circondato il ragazzo, lo facevano respirare, hanno allontanato le persone, cioè si sono mosse in maniera celere le persone che forse non erano direttamente coinvolte in una situazione come quella. La gente, chiaramente poi quando ci sono centinaia di persone che si agitano, non è che si muovono all'unisono, non è che tutto può essere organizzato, anche se io ho visto un capo ultra con il megafono che li dirigeva. A un certo punto gli ha detto liberatelo, fate passare, mettetevi da parte, salite su, lasciate stare. Io più di così da parte dei ragazzi non ho mai visto una cosa del genere. Dico solo, mi auguro che la società si muova. Sì, deve esserci un ricorso. Cioè, se chiedere i 300 euro alla curva di San Piero in bagno, guarda dove vado a pensare. Sì, anch'io l'ho pensato, tu sei portatore di certi valori, al punto che chiedi 300 euro per un petardo, non mi ricordo cos'era, a San Piero, quelli di ieri non li paghi. Ieri c'era una persona che stava male e la gente chiamava i soccorsi. Poi cosa ha scritto nel referto non lo so, gli si va a spiegare che era tutt'altro. Perché era tutt'altro, non ho fatto in tempo a prendere il cellulare e riprendere. Perché la scena in cui i paramedici a un certo punto si mettono a correre perché la gente si incazza, era da vedere, perché loro dopo che sono stati chiamati anche in ritardo, perché prima bisognava far capire alla gente che era dentro il campo, che aveva la chiave del cancello, che non capiva, poi bisognava far capire a quegli altri che dovevano venire in fretta, un pochino la pazienza la perdi, se hai una persona che sta male lì vicino la pazienza la perdi. La perdi parecchio, e non poca. Sono d'accordo. Cosa vedo che mi fa strano, Stefano, pensare dimmi. Comunque una partita come il derby, quindi c'è alta tensione in tante cose, tanta concentrazione. E alla curva comunque ci sono gli steward lì. Certo. Cioè, guardano la curva, sono rivolti verso la curva, neanche verso la partita, solitamente come devono fare il loro lavoro. Com'è che passa inosservata una cosa del genere? Non hanno l'attenzione di guardare quell'aspetto. Adesso non penso c'erano 40.000 spettatori, quindi tipo sfuggire all'occhio. Si fa fatica, come fa una cosa del genere non essere vista, ecco, tutto lì, poi dopo l'errore può capitare, figurati, però fa strano. Molto strano, molto strano. Mirko? C'è poco da dire, come dicevamo prima, chissà cosa ha visto
l'arbitro arbitrale, poi ho scritto nel referto. L'unica cosa che ti posso dire, Silvia, è che possono chiedere alle telecamere di Eleven Sport, che ieri ce n'avevano una a bordo campo, se hanno ripreso il momento in cui ad esempio Lino, ma penso che sia successo tra la fine del primo tempo e il secondo tempo, non so, le telecamere continuano ad andare, telecamere ci sono quando loro l'accompagnano dentro l'ingresso degli spogliatoi, quindi bisognerebbe che la società si muovesse, bussasse attraverso loro e richiedesse il filmato, più che altro chiedesse, scusate, ma la causa della multa è dovuta a questo? Esatto, perché bisogna vedere anche se è dovuta a quello. Esatto, perché se fosse dovuta ad altro noi non lo possiamo sapere. Esatto, perché noi dobbiamo anche mantenere anche il beneficio del dubbio. Ah, perché no, quello punto interrogativo, quindi punto interrogativo va sempre tenuto, rimaniamo sul chi va là. Vabbè. Massimo, è un po' brutto questa notizia, che rovina quello che è stato ieri la bellezza del derby. Come diceva Mariotti, bisogna capire se la segnalazione viene dall'arbitro o dalla procura che girava il campo costantemente tutto il giorno, quindi bisogna capire veramente da chi viene la segnalazione. Peccato, peccato. Allora adesso vi faccio parlare un po' della partita, però prima acceleriamo un po', andiamo a vedere l'altro servizio. Le dichiarazioni del dopogara dei due speaker, vero? Vai, vai Stefano. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia nelle nostre mani. La partita l'ho vista in sofferenza da subito nel Rimini, in quanto il Rimini aveva paura. Aveva paura di subire non so che cosa e quindi si è chiuso nella propria area. Il Cesena è stato molto bravo a chiudere tutti gli spazi, a giocare con in pressing, addirittura è andato addirittura con due o tre uomini a chiudere i nostri. I nostri hanno cercato di fare del loro meglio per liberare la palla, soprattutto con lanci lunghi e giocare e cercare le individualità che ci sono nel Rimini. Contento dell'1-1 finale alla fine? Diciamo che è il risultato giusto, anche perché siamo rimasti in 10, per cui con un uomo in meno si è fatto il proprio dovere. I giocatori hanno fatto il proprio dovere, hanno tenuto fino alla fine e un 1-1 credo che stia bene. Tocca essere contenti perché si era messa veramente male. In 10, sotto di un gol, con la squadra che produceva veramente poco, si era visto. Io pensavo quasi ad una goleada. Invece ha reagito bene, si è comportata bene. In 10, loro non hanno quasi più fatto niente, per cui va bene così e bisogna accontentarsi. Sicuramente la partita con la Virtus Verona è stato un pianto. A Fano non l'ho vista, quindi non potrei giudicare, ma oggi la reazione, ragazzi, quello che potevano dare l'hanno dato. Poi i limiti tecnici sono un po' limitati dal mio punto di vista. L'ultima battuta, vedere una cornice di pubblico così importante, c'erano state delle perplessità alla vigilia, vengo o non vengo allo stadio, alla fine penso che la piazza abbia risposto bene. Sì, fa piacere vedere queste cose allo stadio, purtroppo si vedono sempre più di rado e solo il derby col Cesena è un peccato, ma questo passa al convento. Grazie e in bocca al lupo. Prego, forza Rimini. Stefano, non ti è piaciuta la battuta finale? No, vabbè. Comunque un derby preso in 10, con tutto volete quello che volete che ha detto, limitazioni tecniche, adesso ognuno ha le sue idee, quindi è giusto rispettarle. Però alla fine comunque un po' più di entusiasmo, un po' più di euforia per attorno al derby. Giocare un derby contro un Cesena in 10, c'è una vittoria. Assolutamente, anzi dovresti essere modo per caricare ancora di più le tue parole, esatto. Magari un ambiente invece così probabilmente lo degradi inutilmente, ecco, secondo hanno me. Il rischio di vincerlo poi il derby perché hanno avuto due occasioni limpide nel secondo tempo, tre, quattro, anche tre, bravo Massimo. Allora Emanuele, ti do precedenza a te perché è a distanza di un mese che ti ritroviamo, con piacere come sempre. Allora dimmi un po' anche la tua opinione su questa partita. Ma guarda, la mia opinione, io parto dalla sua opinione. Vai, assist. È difficile spiegare, no, a chi non vive veramente dentro la passione del Rimini cosa sta succedendo nella testa dei tifosi.
Ci sono persone che negli anni passati avrebbero preso la residenza dentro al Neri, che ieri non sono venuti allo stadio. E questo perché si è creata una situazione pesante, inutile negarlo, nei confronti del presidente in questo momento. Che dopo ne parleremo, ci sono state Emanuele, anche, dopo ne parleremo. Sì, ci sono state anche delle contestazioni, degli striscioni apposti addirittura su alla Grabo, a Coriano. Cioè, si è creata una situazione tale per cui molti tifosi di vecchia data, molti appassionati veramente... Non appassionati occasionali, cioè quelli che vengono, che comunque magari vengono anche spesso quando le cose vanno bene e latitano a prescindere quando le cose non vanno eccezionalmente bene, quelli che proprio c'erano sempre e che in questo momento hanno tirato i remi in barca. E diciamo che quando alcuni personaggi, anche abbastanza importanti, reagiscono in questo modo, ci sono persone che gli vanno dietro. Poi non tutti chiaramente mollano, anzi, ieri lo stadio era abbastanza pieno, si faceva molto meglio, non bastava uno stadio da 10.000 solo 7-8 anni fa quando veniva il Cesena. Adesso ne basta uno stadio da 6.008 sì, rimesso a posto, perché tanto fai 5.000 persone, quindi vuol dire che i tempi sono cambiati veramente. Perché questo? Perché il rapporto è logoro, soprattutto con una parte della tifoseria c'è un rapporto che è consumato. E questo è una specie di frizione al ritorno di quell'entusiasmo che secondo me comunque non doveva mancare. Perché io ieri c'ero, ho cercato di fare la mia parte, di fare colore, di fare tifo, di fare calore. E hai fatto bene. Purtroppo, o per fortuna, non lo so, perché poi bisogna anche rispettare, no, il parere di tutti, ci sono persone che non si sentono più coinvolte al 100%. E di questo bisogna tenerne conto. Sì, purtroppo Anche i pareri, no? Che tu senti il parere di un tifoso, lui fa lo speaker, ma è anche un tifoso, è un volontario. Quando devi parlare, no, di quella che è la situazione del Rimini, ti viene, perché tu hai rispetto anche di persone che erano con te. Io faccio le trasferte, quest'anno le ho fatte tutte. Ci sono persone che, come me, ne facevano anche di più. Gente che è andata a Crotone, che si è fatta addirittura, gente che è andata in Sardegna quando abbiamo giocato a Sassari, sì, che sono andati col treno e col traghetto, Sassari Torres, e adesso stanno a casa. Quindi non puoi rimanere insensibile a quel modo di reagire. Bello. Non è il mio modo di reagire. Io ieri avrei voluto lo stadio strapieno. Io avevo scritto anche sul giornalino che volevo che Rimini Paperino, nei confronti di Gastone Cesena, si mettesse il costume da Paperinic e diventasse almeno per un giorno un supereroe. È stato così a metà, perché a un certo punto abbiamo reagito e siamo riusciti quantomeno a prendere un punto. Però non è stata quell'esplosione di colore, quell'esplosione di folla che mi aspettavo io. No, ma quella l'alimenti purtroppo, magari col tempo, non è che deve essere la singola partita del derby che ti porta poi dopo avere l'esplosione della curva, l'esplosione del pubblico. Sì, ma l'anno scorso, quest'anno è il proseguo dell'anno scorso purtroppo. Non so, però magari guardare anche singola partita dice ok, mettiamo da parte qualcosina per il derby, comunque come è andata a finire nella situazione in cui mi si era messa la partita... Va bene, cavolo, facciamo un mezzo sorriso invece di farlo a smorfia, ecco, quello intendo. No, quello senza. Allora, sono d'accordo con tutte e due, allora, con Emanuele, perché poi io l'ho vissuta, no? Quindi sono pienamente d'accordo, però sono d'accordo con Stefano che ci vuole tempo e secondo me adesso ci sarebbero delle persone che ci stanno provando, solo che è dura, perché essere in pochi... E quando purtroppo una società, perché è proprio la società, non le singole persone, non c'è, perché io in questo caso mi aspetto che la società si faccia sentire, non che lasci tutto così, cioè, perché sennò si verrà detto che la società è inesistente, che non c'è. Cioè, si sta già leggendo in giro sui social. Infatti Silvia, ecco, ci sono già leggendo dei servizi che abbiamo fatto, adesso tra poco approfondiremo. Tu volevi aggiungere qualcosa anche? Che andiamo mercoledì a vincere a Reggio, perché questo ci deve servire, no? Dobbiamo essere più, ma in campo, no? Sul rettangolo, no? Che questo pareggio, che per me è come una vittoria, sia un'iniezione di fiducia per i giocatori, perché quel gol che Ventola si è mangiato davanti alla porta, che io ti giuro che a Reggio sia gol. Cioè, sì, infatti, che entri dentro. Sui Leva in Sport sono arrivate diffide solo per lei. Io ieri mi sono infervorata molto, perché sono sincera. No, non ho sentito il suo commento tecnico. Sì, infatti, mia amica mi ha scritto che si sentivo solo. Perché io ieri ho visto, io veramente vedo giocare il Rimini. Il Cesena l'avevo visto a San Benedetto, la partita, cioè a Cesena contro San Benedettese. Io ho visto
un Cesena che io mi aspetterei di più da Cesena, cioè per come è stato costruito, per le aspettative. Ieri male, male. Molto male. Ed era giusto che Rimini pareggiasse. Quando ha pareggiato io ho esultato, perché se lo meritava il Rimini per come ha giocato. Il Cesena mi dispiace se meritati fischi, perché non puoi... Tu, Cesena, non puoi non vincere una partita così con un uomo in più. Ma soprattutto nel secondo tempo non hanno giocato, ha giocato sulle Rimini. Vuol dire che ci sono dei problemi e si verranno fuori in casa mercoledì contro il Sud Tirol. Vediamo, vediamo, adesso secondo me ci mirano, ci chiamano da Cesena. Ma i tifosi penso che se sono... realisti e consapevoli, l'hanno visto anche loro. Ah beh, lo sanno. Ma ieri nessuno è uscito male ieri dallo stadio, no, perché la reazione c'è stata. Sì, però tra i due è uscito meglio Rimini. Ah beh, ci mancherebbe, ci mancherebbe, assolutamente sì. Comunque su Eleven Sport non esiste il commento tecnico, è venuto fuori. Telecronaca Daniele Emanuele, commento tecnico Silvia Pedini. No, sì, mi sono arrabbiata anche sull'arbitraggio, perché io non me la prendo con gli arbitri, però... Ieri cioè, ci sono delle cose che mi devono spiegare, visto che ho fatto il corso di allenatori. Ma lasciateli stare, altrimenti invece di 3.000 diventano 6.000. No, ma io non sono dentro il Rimini, no, io non sono dentro il Rimini, io sono fuori. Guarda, guarda Zanini, guarda, ci fetti anche. È così. Cioè, vedo dopo il gol del Cesena, il giocatore che va a esultare, e niente, vedo Arlotti che va a esultare e si prende il giallo. Guarda. Vedo i due allenatori che si scaldano tutti e due, vedo che a Cioffi viene dato il giallo. A Modesto gliel'ha dato alla fine, perché avrà detto, cioè, devo cercare di... Guarda, è arrivato il messaggio di Ghirelli. È arrivato Daniele a Sport Hub 3.000 euro di multe per inadempienze lessicali di Silvia Pedini nei confronti della Lega Pro e dell'arbitraggio. Quindi 3.000 euro. Vabbè. Mirko, il supereroe, come diceva Emanuele allacciandomi al suo discorso, potrebbe essere stato una giocata di ieri definitivamente Scott Arlotti per il futuro? Sì, diciamo che quella di ieri è più stata più una pillola di naftalina dieta beta. Insomma, se dobbiamo proprio semplificare per un discorso di fumettistico. No, sicuramente il gol di Arlotti è stata una liberazione anche per Rimini. Perché Cesena, come avete detto bene, ha delle difficoltà, una squadra che a mio parere è incompleta, una squadra che ha probabilmente forse l'unico giocatore che si sta mettendo veramente in luce davanti, parlo di fase offensiva, Vučić, che tra l'altro ieri è stata sua l'apertura, esatto, per l'inserimento di Giraudo, però qualche problema ce l'ha. Rimini perlomeno ci mette qualcosa, se facciamo un paragone tra le due stagioni, tra questa e quella dell'anno passato, insomma questo Rimini piace già un po' di più. Sì, è ovvio che per portare pubblico allo stadio, io vi faccio l'esempio forse un po' in grande di Bologna. Bologna è arrivato Mihajlovic, 9 vittorie consecutive in casa, praticamente lo stadio quasi sempre tutto esaurito, ma i risultati aiutano tantissimo. È ovvio che, come diceva bene Silvia, gli 11 in campo ci devono mettere del loro per fare in modo che intanto portino a casa dei punti, poi dopo il pubblico arriva da sé, a prescindere da come è messa la società. Lui però fa la marmotta, lui andava a Bologna dall'Ara solo per la ragazza di Inzaghi, non lo dice invece, di la verità, non fa la marmotta. Poi ti mando la foto. bravo. Massimo, a livello tecnico questa partita come l'hai vista giocata dal Rimini? Dammi un tuo giudizio, con l'espulsione di Scappi tu non l'hai digerita molto. Ma non è che non l'ho digerita molto, secondo me ci stava un giallo, anche questo potrebbe essere un piccolo errore dell'arbitro, ed effettivamente ha cambiato notevolmente la partita. Non so se 11 contro 11 sarebbe finita in ugual modo, cioè il Rimini dopo l'espulsione del giocatore si è ricompattato velocemente e lì è avvenuta forse la straordinarietà della situazione. Non avrei fatto giocare Arlotti, ma mi ha smentito con il gol, per cui diciamo alla fine il mister ha avuto le sue ragioni. E mi sarei aspettato un centrocampo un po' più potente, più forte fisicamente, ma è entrato solamente dopo 10 minuti dal termine. E questo secondo me la dice lunga sull'atteggiamento del Cesena e forse anche sulle problematiche che il mister in questo momento sta avendo. Ma forse, Massimo, come hai detto te del centrocampo, non è che magari l'espulsione di Scappi, che è una cosa negativa, però ci ha avvantaggiato perché è entrato Candido e quindi magari ha portato un diverso assetto alla squadra? No, secondo me tutti i giocatori si sono ricompattati e al di là chi entrava. Questa è una partita che a livello tecnico magari hanno qualcosa in meno sicuramente Rimini rispetto al Cesena.
appunto, però infatti hanno un carattere completamente diverso, esatto, ritrovato nelle ultime due gare. Stefano, voglio togliere un dubbio a Silvia. Può essere che in virtù di quello che un club fa, arrivando per la prima volta a disputare dopo tanti anni, parlo di società, dopo tanti anni una Serie C bussa troppo in Lega e la Lega non ti vede in maniera troppo positiva e te la fa pagare sul campo? Tu da giocatore l'hai mai vissuto delle esperienze così torte, arbitrali, incredibili? Perché ieri c'è stata una forte conferenza stampa da parte di Cioffini dopo gara, allenatore dei Rimini, che si è lamentato tantissimo per la direzione arbitrale. Quindi allora ti chiedo, questo Rimini che sta subendo, vista dall'ottica anche biancorossa, un po' troppi torti arbitrali, ci può essere qualcosa che dà fastidio e tu da giocatore hai vissuto un'esperienza simile? Se è una cosa ripetuta, poi è normale che arrivi a un certo punto che qualcuno magari sbrocca improvvisamente. È sempre rischioso perché poi dopo dipende quali santi hai in paradiso in federazione, quindi che fai? Se Rimini, se è influente in federazione, magari fa bene ogni tanto alzare la voce, se non è così influente in federazione probabilmente bisogna pensare soltanto al campo, poi magari quando avrà questi poteri anche in quelle situazioni, allora... Quando avrai il potere del Monza, forse... Quando avrai il potere del Monza, è sempre un rischio. Mi sembra che comunque questa problematica del Rimini viene un po' lontano già dall'anno scorso, un po'. Esatto. Quando il presidente si mise un po' di traverso rispetto alla federazione, sì, sì, in certe sue esternazioni. È chiaro che è un altro campionato, un altro anno, i risultati comunque devono venire attraverso il gioco e i giocatori che scendono in campo. Mi trovi d'accordo. Silvia, andiamo ad affrontare uno degli argomenti che ha tirato fuori Emanuele per cercare almeno di capire, poi anche ovviamente avremo anche dei servizi di risvolti. Prego. Gli striscioni contro grassi? Andiamo a vedere quel servizio, li analizziamo la forma di protesta della tifoseria. Start and Green dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. Una tifoseria divisa, quella dei Rimini, anche se l'anima più accesa, non le manda di certo a dire. Gli striscioni sono stati esposti e come in città continua il solito domandone valevole 100 milioni di euro. Se lui dovesse andare via, chi prenderà il Rimini? Al momento non ci sono risposte, gli intermediari di turno sembrano abbiano preso un biglietto di andata e ritorno, nessuno di loro si è voluto mai fermare in questo triste viaggio chiamato deserto. Ha definito così il presidente Giorgio Grassi, continui incontri che ha avuto, tante promesse ma fatti zero, aiuti neppure a parlarne, perché se poi si fossero trattati di aiuti concreti ci saremmo trovati su una locomotiva a chiedere semplicemente un panino e una lattina di coca, non certamente ad ordinare champagne e caviale, viaggiando per giunta, per l'appunto, su un mezzo pubblico. La curva si è esposta, continuando anche la vigilia del derby a manifestare il proprio malumore, arrivando anche sotto la ditta del patron biancorosso ad esporre il proprio striscione. Grassi, né bene né male, comunque lo aveva preannunciato, questo derby segnerà una svolta, da capire se in positivo o in negativo. Tramontata l'ipotesi dell'arrivo di Mauro Antonioli e accasatosi alla Fermana, fresco oppositore delle forze biancorosse tra una settimana, il presidente ha voluto manifestare nelle ultime due settimane la propria vicinanza alla squadra. Lo ha fatto parlando con i propri giocatori sia in occasione della difficile trasferta di Fano, sia per il sentitissimo derby con il Cesena. Rimane da capire la situazione bando e cosa abbia in mente Grassi di fare. Dalla Grabo traspare un certo ottimismo, anche in fatto di conquista, la sensazione che proprio la Gaio Fana potrebbe indurre Grassi a centrare l'obiettivo fino ad ora nascosto ma tanto agognato, per rimanere in sella e dare una drastica sterzata alla sua guida presidenziale della serie. O si sale in sella con lui o a Rimini, sicuramente, rimanendo in tema di biciclette, dovremo apprestarci all'ennesima risalita. Dotatevi dunque dell'arma ormai a voi più cara, la pazienza. Ebbene, rientriamo in studio, vuoi dire qualcosa su quanto riguarda? No, rispetto a questa situazione, il merchandising lì invece di vendere le maglie vende i lenzuoli bianchi. Che fatta. Una roba indecente. Che salutiamo Cristian. Emanuele, qui bisogna capire un attimo la situazione, cioè ci sono dei tifosi che vogliono che lui vada via, degli altri tifosi che vogliono che rimanga, perché va bene così, l'importante è mantenere il professionismo. Io dopo ho fatto anche un servizio, diciamo che allungherà un po' il broto dopo che aver sentito anche te. Che idea ti sei fatto vedendo questi striscioni tu? L'idea è più o meno quella che dicevo prima, cioè c'è una parte della tifoseria che ha deciso,
Cioè, non, a parte che non tutti, no, hanno un'idea chiara su questa cosa, non è che tutti quanti dicono sì, deve andare, non deve andare, cioè, uno segue, massa. È tifoso, segue la squadra, segue l'andamento delle situazioni, sente le ultime novità, non le sente, le ascolta, non le ascolta. C'è una parte della tifoseria che ha preso questa direzione, okay. È convinta di questa direzione e finché manifesta civilmente questa decisione non è che gli puoi andare contro, hanno il diritto di dire quello che pensano. Valutare quanto pesa questa parte della tifoseria qui che mette gli striscioni rispetto alla maggioranza, minoranza, paritanza silenziosa è difficile. È difficile per il motivo che dicevo prima, perché una vena di negatività ormai è contagiosa, l'abbiamo esatto. Tutti. Sì. Nessuno di noi riesce più a essere solare quando parla esatto. Di Rimini. È difficile in questa maniera anche coinvolgere no, altre persone. Perché purtroppo un po' sei condizionato. Per forza. La risposta migliore, secondo me, da parte di chi viene attaccato, cioè parlo della società, sarebbe un po' di serenità, perché così, e guardare minuziosamente tutto quello che si fa, perché non ti perdonano niente. Sbagli qualsiasi cosa e ti attaccano. Quindi prima di, secondo me, fare qualsiasi cosa... bisognerebbe controllare tutto. Sì, adesso lì è anche vero che il mese di agosto è stato veramente pesante. Sì, è stato veramente pesante. Devastante. Cioè noi abbiamo avuto come dirigente Ombra un personaggio che soltanto 10-15 anni fa, ieri, sarebbe stato dall'altra parte a urlarsene di ogni. Esatto. Persone che io ho visto, capito, da altre... Cioè, è difficile insomma digerire, ecco, e che abbiamo detto anche l'altra puntata, che comunque sento magari se si perde mandiamo via l'allenatore, secondo me è l'ultima cosa che si dovrebbe fare quest'anno, perché se ci vuole serenità ci vuole continuità, e quindi fare completamente diversamente da quello che è successo l'anno scorso, che tanto meno decisionista. Non è quello il problema, sì, cioè, anzi sì. Cioè dare, formare le basi, no? Io in altri periodi, in altre epoche storiche, avrei auspicato comunicazione, no? Si diceva, quando c'è confusione, società parla, fa una conferenza stampa, adesso no, silenzio totale, cerchiamo di mantenere tutto inalterato, silenzio tombale almeno fino a Natale e poi sentiamo se ci sono delle novità. Per alcune cose, per altre la società deve far vedere che c'è. Ah, no, non che ha mollato, l'idea è che sembra che la società abbia mollato, cioè che comunque no. Ed è il motivo per cui viene invitata all'allontanarsi. Esatto, è qui che voglio arrivare, no? Cioè non farsi sentire per alcune cose, ma per altre sì, far vedere che è presente, che ci crede. Perché se tu vuoi che i tuoi giocatori vadano in campo e ci credano, tu devi essere la prima a trasmettere questo messaggio. Quando io dico le cose che hai detto tu adesso, di solito mi dicono, ma chi è in questo momento la società? Appunto, e io sono già in difficoltà appunto, nel quella che ad oggi quindi. La società mi sembrano le due persone che ieri si sono esposte, cioè l'allenatore e il direttore sportivo. Vabbè, ma fin lì siamo che magari blindati, rischiano cioè, appunto anche di tutti... esporsi perché... Cioè... Sì, lì siamo no, tutti aspetta, uniti, no? Faccio una battuta, quell'altro tienilo in gabbia, per carità, perché già parla troppo, no? Anche in settimana, il derby sarà la svolta, per carità, sta facendo il bravo, ha parlato ogni tanto, lascia parlare ogni tanto, per carità, dagli potere, per carità. Facciamo una cosa, voglio approfondire questo discorso, lanciamo la pubblicità così ti calmi anche tu. No, vabbè. È arrivata la multa di Ghirelli, per te. Diciamo anche che il Modena sta vincendo 1-0 con la Ferrara, ancora di Testella al 48esimo. Bravissimo. No. Questo è un bel risultato. Andiamo a vedere adesso la pubblicità. Antonio, 3 minuti e mezzo. Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. A
Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti. Scegli i medici italiani. Scegli noi. Vieni a trovarci. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Starter Green, dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarne, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 34 53. Dal 18 al 22 ottobre vi aspettiamo a Milano per la 41esima International Hospitality Exhibition, Padiglione 3, Stand M53 e N52. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna, in tutto. Ebbene, rientriamo in studio. Silvia, qui si parlava di un dopogara, tu hai partecipato come Sport Up, hai sentito molto il... Sì, ho sentito, lo diceva adesso Massimo Zanin, il mister molto... Cali. Beh, comunque Cioffi, no? È un uomo passionario, no? Non te le manda a dire, te le dice direttamente, ha fatto tutta l'analisi della partita. Sì, poi dopo... come si diceva una volta, uno schiaffo per farle stare zitto, e 10 mi fanno niente di parlare. Poi vabbè. Dopo... Però va bene. Diciamo che personalmente sono contrario per le esternazioni contro gli arbitri, però evidentemente ne aveva a sufficienza le scatole piene, sì, e probabilmente ha un po' sbottato, perché poi l'ha detto anche contro, che sarebbe stato contrario anche il presidente in quello che ha detto, per cui se ne ha assunto le responsabilità, però ripeto, può darsi che da 3 diventano 6 schiaffi.
No, Milan. Però va bene, se mandiamo la regola che stare zitti è la cosa giusta da fare, ma allora c'è nessuno un po' di mai quello più che parlerà. Abbiamo detto, di ciò che abbiamo detto no, prima. Capito che no, io sono d'accordo, però mi metto sempre nei panni degli altri. Non lo sto, cioè lo dico perché io... No, no, ma... Se, se le interviste le fa il giorno dopo un discorso, subito dopo la partita. Bravissima, sempre caldo, è questo. Subito dopo la partita con tutta quella gente che ti fa la domanda, che ti stuzzica. Sì, no, ti ha fatto la domanda se ce l'aveva contro gli altri. È dura. Esatto. Va bene, allora. Andiamo a vedere il prossimo servizio, così facciamo riparlare tutto il quartetto di ospiti. Qual è? Il bando della Gaiofana? No, quello sopra. Ah, dillo te, Daniele. La passione... €7.000 ha scritto Ghinelli. La passione biancorossa va semando, cerchiamo di comprendere per l'appunto i motivi. Emanuele ci ha già anticipato qualcosa, però volevo sentire anche dai nostri ospiti cosa ne pensino. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. L'ultima volta in Serie C a decidere i derby ci pensò Paolo Racchini. Era novembre, il Rimini riuscì ad imporsi per 1-0. Oggi si torna in campo al Neri, sono anni diversi, stagioni differenti, ci sono personaggi che continuano a scrivere la storia di questa società la cui unica cosa rimasta intatta sono quel bianco e quel rosso da rispettare. Non devo essere io nella stampa a dare la carica, la voglia, la forza di venire allo stadio. Ogni pensiero, ogni elogio, ogni critica da parte di chiunque può essere non condivisa ma rispettata. Qualcuno di vecchia data sui social ricorda il tifo che fu e forse quella passione che oggi per tanti motivi è andata scemando. Ma una domanda occorre farsela, pensando a domani e guardando magari la vecchia sciarpa o la vecchia bandiera riposta in un cassetto. Vale la pena non esserci, disertare lo stadio, fregarsene perché qualcuno non ci piace o perché gli ultimi 10 anni sono stati da dimenticatoio puro? La risposta è scontata. Se riguardando i propri cimeli sentirete dentro di voi quell'ebbrezza, quella vocina, quella tensione, allora saprete da soli cosa fare. Se non sarà così, avrete quantomeno una risposta definitiva. In ogni caso, buona fortuna. Per quel che concerne l'attuale passione, la passione non va misurata sul termometro grassi, sono stati 10 anni, gli ultimi vissuti con gestioni traballate. Si è passati da quella di due Rimini città con due imprenditori appartenenti al settore più in crisi in Italia, quello edilizio, forse assieme a quello editoriale, a un gestore di discoteche fino a uno di palloncini al mondo. Sul campo sono arrivate le soddisfazioni di una promozione conquistata attraverso gli spareggi a Terni, una promozione del distruggiamola dalla D alla C attraverso per l'appunto un grande campionato ed infine una promozione dall'eccellenza alla D passando per una cena in cui Grassi divise il pane per i suoi seguaci. Nuovi inserimenti strani nel mondo del calcio come portavoci, direttori accarezzati per poi essere lasciati in strada, stessa casa dicasi per gli allenatori, fino a toccare due miti, Acori e Ricchiuti ed infine anche Riminese Tamai. Nel mezzo anche un giovane di belle speranze, la cui colpa era solo quella di curare perfettamente i social, vedendo per l'appunto la depressione di una tifoseria che nonostante avesse visto sulla pagina Facebook o su Instagram un video di trasporto allo stadio, non ha gradito la comunicazione. Oggi è dura riportare i tifosi allo stadio, ma la medicina nel calcio potrebbe essere una sola, ritornare a vincere, cercando di riportare i Rimini magari in Serie B. A quel punto, forse dimenticandosi tutti chi c'è al timone della baracca, saremo tutti più felici di presenziare allo stadio, di sventolare anche dai propri balconi quella bandiera. Ma se non fosse così, ovvero se la B non si conquisterebbe più e le gestioni societarie si alternerebbero in male e in peggio come gli ultimi 10 anni, siamo sicuri che saremmo tutti contenti solo di calpestare il professionismo? O vorremmo rimanerci con più continuità? Saremmo tutti contenti di tornare in Serie B, di raccarezzare quel sogno per poi, viste le difficoltà economiche che sappiamo tutti, precipitare nuovamente? Pensate bene a una sola parola, continuità. Se la continuità fosse data nel calcio professionistico con maggior regolatezza e senza giri di parole sul fatto delle forze economiche, credo che i riminesi potrebbero riabbracciare la loro squadra definitivamente, accettando una dura realtà che però affronta e rimane regolarmente nel calcio che conti. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio,
come le carni e salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Lo scenario potrebbe cambiare qualora Rimini riuscisse ad aggiudicarsi il bando della Gaiofana. Si parlava di aprirlo a fine agosto, poi a fine ottobre, ora a novembre. Vedremo. Chiaramente Rimini, con una struttura adeguata per gli allenamenti, oltre a presentare un fiore all'occhiello, appetibile per chiunque, non solo per giocatori e dirigenti, si ritroverebbe un'importante struttura dove dividere gli allenamenti tra prima squadra e settore giovanile, evitando di traslocare a destra e a sinistra, ultimamente a Sabito, ad esempio. E potrebbe, soprattutto nel periodo estivo, creare, a livello giovanile, importanti tornei internazionali. Sarebbe da decifrare la gestione come ed e come, cosa sia possibile realmente seguire, ma è inutile negare che l'amministrazione darebbe un importante assist alla realtà calcistica, ma al momento ci dicono che al bando sono interessati gruppi anche internazionali con denaro fresco in tasca, da comprendere per l'appunto come si evolverà la situazione, con Grassi che ci dicono all'interno della Grabo che sia abbastanza fiducioso. Vedremo se per l'appunto l'ottimismo, come diceva Tonino Guerra in un noto spot, sarà anche il profumo della sua vita, altrimenti in caso contrario occorrerà comprendere se la Gaiofana sarà il tassello per interrompere la sua permanenza alla guida del Rimini Calcio e salutare tutti con il solito discorso filosofare: ho dato tutto ma non ho avuto aiuti da altre realtà locali, lascio la squadra senza deficit con un bilancio positivo cedendolo al primo che in questo caso busserà alla mia porta, senza guardare se si tratti di Nicastro, Samori e compagni e Rotta, ma con una frase decisa per tutti: ora sono fatti vostri. Sì, per quanto riguarda le contestazioni, ma lo sapete che l'Avellino quest'estate ha avuto una situazione simile alla nostra, hanno fatto una contestazione alla settimana. Dove siamo stati noi quando c'era da farsi sentire con la cessione a Rota? Simone, dove siamo stati noi? Al mare, Roma, mentre c'era la cessione. Ciao Simone, innanzitutto, ciao. Rota. Questo no, ragazzo che mi piace molto, leggo molto, che scrive, si è avvicinato al pianeta Rimini, al mondo Rimini da una vita, però scrive veramente con l'italiano, una proprietà di linguaggio incredibile, giovanissimo. Prego, scusa. Mirko. No, stavamo guardando il gol del pareggio della Fermana, che ha pareggiato in questo momento. No, la situazione sinceramente è un po' particolare, da un po' di tempo. Diciamo che a Rimini l'unica cosa che ha portato Grassi per adesso è un po' di stabilità, nel senso che le presidenze precedenti non hanno portato degli entusiasmi ma anche delle grandissime delusioni. Il problema semplice è che purtroppo quando si gestisce una società ci sono comunque dei momenti positivi come sono state le due promozioni, ed ora in Serie C si vuole di più. E molto di più. Le tensioni aumentano perché ovviamente anche un presidente sicuramente che in poco tempo si trova da un campionato regionale a un campionato nazionale deve sicuramente trovare la soluzione per riuscire a vivere in quel campionato. L'anno scorso ci è riuscito al pelo, forse come dicevamo prima, essendo un po' troppo decisionista su tante, su esatto, troppe situazioni. Magari quest'anno. Quest'anno se ci fosse un po' più di stabilità, soprattutto come punto fermo mister, che mi sembra che la squadra comunque stia facendo abbastanza bene, e di conseguenza anche il tifo deve ovviamente stare dalla parte soprattutto della squadra, poi se lo merita anche del presidente. Poi sicuramente si aspetterà gennaio, tanto l'andamento sarà questo fino al mercato. Però a gennaio sai già che ci sono delle squadre in difficoltà. Al ritorno sarà tutto un altro campionato. Leggevo esatto. In settimana che Gomez molto probabilmente non si sa se lo terranno o no. Giusto? Ma è da valutare, viene da un infortunio. Guanito Gomez. Silvia, andiamo a vedere la Reggiana come prossimo servizio, che è l'ultimo in scaletta, perché giocheremo mercoledì sera proprio in uno stadio importante. Speriamo. Facciamo fatica contro la Reggiana? Dura. Fatica ogni domenica, è difficile, a prescindere dall'avversario. Bravo Stefano, soprattutto uno stadio importantissimo. Va bene, andiamo a vedere questo servizio. IGF Fornitalia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarne, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria.
Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 34 53. Dal 18 al 22 ottobre vi aspettiamo a Milano per la 41esima International Hospitality Exhibition, padiglione 3, stand M53 e N52. Un'altra matricola blasonata del girone B di Serie C è la Reggiana, guidata da uno dei tecnici più esperti e validi della categoria, Massimiliano Alvini. Gli infortuni finora non lo hanno aiutato. Giacomo Venturi, portiere classe 92, reduce da un campionato strepitoso a Ravenna, uno degli acquisti di punta del mercato, ha dovuto alzare bandiera bianca durante la preparazione estiva per un grave infortunio. Al suo posto è tornato titolare il portiere della promozione, l'ex Milan Davide Narduzzo, 25 anni, affiancato dall'ex Pisa Voltolini. In attacco i problemi fisici del riminese Mattia Marchi e soprattutto quelli di Stefano Scappini, arrivato dal Cittadella, hanno costretto la società a correre ai ripari, tesserando lo svincolato ex Catania Fran Brodic, 22enne croato che in carriera ha militato nel campionato d'origine e in quello belga. Alvini ha lanciato anche l'ex crotone Kargbo, 20enne della Sierra Leone, che spera di ripercorrere le orme di Mohamed Kallon. Tatticamente la Reggiana ha avuto un punto fermo finora nella difesa a 3, il reparto probabilmente più attrezzato. L'ex Rimini Martinelli, l'ex Benevento Costa, tornato nella sua Reggio Emilia dopo campionati di Serie A e Serie B, capitano Spanò, l'affidabile Rozio, allenato a Pisa da Gattuso, il grintoso Espece, tra i protagonisti dell'ultima salvezza del Gubbio. A centrocampo le chiavi della manovra sono affidate a Fausto Rossi, ex promessa della Juventus, mentre l'ex Ternana e Cosenza Varone, trascorsi anche nel San Marino, è un'arma in più vista la pericolosità dei suoi calci piazzati. Il 3-5-2 di inizio stagione è stato spesso trasformato in un 3-4-1-2 o in un 3-4-2-1, con il 32enne Lorenzo Staiti ad agire tra le linee. Ricco il parco degli esterni, con l'ex Restina Libutti e l'ex Regina Kirwan a destra, l'ex Pisa Favale e Gabriel Lunetta a sinistra, quest'ultimo obiettivo di mercato del Rimini nella passata stagione. Ebbene, ebbene, allora pronostico? Vediamo il prossimo turno nel frattempo. Ma molto secondo me i turni frasettimanali sono sempre un po' degli incognite, no? Visto ieri la Reggiana ha perso contro il Vicenza, sarà bella, bella carica. Io vedo un punto, X. X, massimo. Ah, no, non lo posso neanche pensare. Quindi no, ok, 2. So. Stefano? 2. 2. Mirko? Tutti ottimisti, la Reggiana Dacia è molto forte. Ecco, capito, 1, porti sfiga. Ah, vabbè, è molto forte. Emanuele? 2. No, vabbè, cosa X, vuoi? X. Speriamo tutti che vengano dei punti. Allora, è anche vero che continuando a prendere un punto, poi. Io voglio vincere domenica, voglio vincere. Con la fermata. Con il tuo amico Mauro Antonio. No, no, Mauro è un mio amico, però io voglio vincere contro. Cosa? No, dai, non ci credo che è tuo amico. Sì, sì, sì. Siamo in diritto d'arrivo. Grazie a Silvia Pedini. Grazie a te, grazie a voi. Grazie a Massimo Zanini. Ciao, buonasera a tutti. Grazie a Stefano Ferrario. Ciao, grazie a tutti, buona serata. Bravo Giacomo Alpini dietro la scrivania. Grazie a Mirko Mariotti. Ciao, buonanotte a tutti. E grazie ad Emanuele Pironi. Ce la puoi fare Giacomo? Vai, 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 vai. Cambia, cambia. Buonanotte a tutti. Noi ci rivediamo lunedì prossimo a partire dalle ore 19.55 qui su Vigia Televisione. Buonanotte.